Bene, affitti brevi, cosa sta accadendo? Crolla tutto? Va tutto a sfascio? È molto probabile che ci sarà un bel casino. Sistemiamo questa bella telecamera così mi vedete quanto sono bello. Avevo fatto un video nel 2019 dove anticipavo attraverso la mia sfera di cristallo, la guardavo, la controllavo. Dimmi, sfera di cristallo, come sarà il futuro degli affitti brevi? Questo nel 2019, attraverso un video che ho pubblicato, che lo potete trovare in giro per il web, e dove dicevo che da lì a pochi anni sarebbe successo il finimondo. Eccoci qua, stiamo parlando del finimondo. Quindi, cosa accade per i property manager, subaffittuari, proprietari abusivi, quelli improvvisati, che si troveranno davvero in difficoltà? Perché questo disegno di legge, che molto probabilmente viene, non probabilmente, diciamo le cose come stanno, verrà approvato, tranquilli che verrà approvato. Intanto stanno tastando il terreno per capire quante persone si rivolteranno e quante no. E poi verrà approvata il disegno di legge Santanchè, verrà approvato e probabilmente alla fine dell'anno, primi dell'anno prossimo, massimo entro gennaio, non più tardi. E quindi porranno, voglio essere positivo, fine novembre verrà approvato, e quindi sarà tosta, perché molte persone che sono improvvisati e hanno schiacciato il bottone, pensano che sia tutto facile, adesso col disegno di legge sarà ancora più dura. In realtà, vediamo, per chi non sa che cosa sta accadendo, Michi glielo spiega, intanto accenniamolo. E questa telecamera non sta su, vediamo se mi vedete quanto sono bello, attenzione, che bello. E quindi cosa cambia? Cambia che hanno intenzione di tradurre il CIN, codice identificativo nazionale, che c'era già il CIR o il CIS e veniva rilasciato dalle regioni o dal comune di appartenenza dove era situato l'immobile. Poi cosa cambia? Cambia in realtà che da 4 immobili che si possono gestire senza partita IVA, cioè in forma non imprenditoriale, cioè in forma familiare, qualsiasi privato, qualsiasi property manager, qualsiasi subaffittuario li volesse gestire, e se adesso gestiranno più di 4 immobili e più di 2 immobili dovranno aprirsi una società, e quindi molte persone che rimangono, soprattutto quelle che rimangono sempre senza soldi alla fine del mese, corrono come un criceto e non guadagnano mai, già si trovavano in difficoltà prima, adesso ne vedremo delle belle, quindi si troveranno ulteriormente in difficoltà. E sì, perché il governo, signori, diciamola fuori dei denti, il governo vuole che voi siate poveri, e se guadagnate troppo non va bene, perché le persone libere finanziariamente con tanti soldi in tasca sono difficili da controllare. Questa è la realtà. Guardate, il telefonino si abbassa, vabbè, dovremmo comprare il supporto nuovo. Quindi, quali sono le vere intenzioni del governo? Le intenzioni del governo non sono: i centri abitati si stanno spopolando e non ci sono più case per gli inquilini a lungo termine, per le case affitte a lungo termine, quindi non è vero niente, perché se davvero volessero porre un freno farebbero dell'altro. Io non lo dico qui perché non vorrei dare a qualche politico o a qualche legislatore il là per fare delle cose che io non condivido, quindi non le condivido qui, non le dico e me le tengo per me. Quindi diciamo le cose come sono che comunque quando verrà approvato questo disegno di legge Santanchè, probabilmente il legislatore avrà anche una bella gatta da pelare, perché dovremmo dribblare all'interno della legge e cercare di non farla anticostituzionale, perché limita questo decreto di legge o legge che sarà approvato, probabilmente limiterà l'attività privata, insomma la libertà. Cacchio, signori, siamo degli esseri umani liberi? Siamo, come dicono, in un paese democratico? Sì, col binocolo. E quindi vedremo se violeranno o non violeranno la libertà di poter gestire in autonomia la proprietà privata. E Michi Martinazzi è già 30 anni che opera all'interno di questo mercato, e il cambiamento l'ho visto molte più volte, perché quando ho iniziato nel 1997 che cercavo le case da affittare e da vendere, siamo arrivati oggi, sono passati quasi 30 anni,
insomma, mercato immobiliare lo conosco come le mie tasche, in realtà come i miei orefizi, attenzione. E quindi, ma conosco in particolar modo la 431 del 98 e tutta la legge, tutto quello che comprende queste modifiche che hanno fatto negli ultimi 20 anni, e quindi so esattamente comunque dribblare all'interno di questa, di questo eventualmente decreto legge che faranno, perché già sto aiutando dei proprietari a lanciare il loro immobile attraverso gli affitti brevi e li sto distaccando da quelle che sono le spese delle OTA, che sono le spese che il 20%, quasi il 20% va di intermediazione, quindi li stiamo aiutando a disintermediare, li stiamo aiutando a scegliersi un target specifico, li stiamo aiutando ad avere una fiscalità snella, li stiamo aiutando a lanciare il proprio business con gli affitti brevi, perché i proprietari vogliono guadagnare, vogliono rendersi la vita finanziariamente libera e indipendente, e vogliono insomma finalmente potersi sentire liberi. Soltanto che questo decreto probabilmente metterà davvero, non probabilmente, metterà in crisi tante persone, e tante persone non sapranno veramente come fare, anche perché sono previste delle sanzioni abbastanza importanti, addirittura ho letto fino a 8.000 euro, e quindi vedremo che cosa accadrà. Altre limitazioni che vogliono imporre attraverso questa riforma, vogliono che gli immobili siano quasi paragonati a delle norme di sicurezza come gli hotel, quindi un estintore antincendio, dei segnali che indicano in caso di fumo come gli indiani da che parte bisogna andare, insomma una serie di idee giusto per mettere in crisi i proprietari, i property manager, subaffittuari, tante persone che fanno business con gli affitti brevi. E cari signori, chi non avrà al proprio fianco un bravo mentore, qualcuno che ha esperienza, qualcuno che saprà guidare questa nuova battaglia, sarà dura. Quindi signori, fatemi sapere che cosa ne pensate. Michi Martinazzi, esperto, specialista, definito anche l'enciclopedia italiana delle locazioni, è tutto. Questa telecamera non sta su e guardate nuovamente quanto son bello. Ci sentiamo presto.